La battaglia per Arezzo capoluogo di provincia riceve un'importante sponda istituzionale ed è una presa di posizione pesante perché giunge dalla terza carica dello Stato, il presidente della Camera Gianfranco Fini, in visita istituzionale ad Arezzo. Il vostro è un caso particolare, ha detto Fini, accolto dal Consiglio Comunale Aretino. È legittimo fare riferimento all'ultimo censimento che fa rientrare il territorio aretino all'interno dei canoni previsti dal governo. C'è il problema oggettivo del fatto che l'accorpamento tra Arezzo, Siena e Grosseto, in ragione del censimento 2001, si scontra con quella che è la realtà del censimento 2011, quindi non è una logica di campanile, secondo me è una necessità di riflettere proprio per evitare una decisione che sarebbe incomprensibile, perché non sarebbe motivata in base ai parametri che presiedono le decisioni su altre province. Fini ha poi affrontato coi giornalisti anche l'ipotesi di una revisione del patto di stabilità. Questione complessa, il patto di stabilità è indispensabile per evitare ulteriore indebitamento, per evitare che venga vanificata l'azione di contenimento della spesa che il governo sta facendo. È altrettanto vero che i comuni virtuosi, cioè i comuni non indebitati, i comuni che dispongono di risorse e non li possono impiegare per la rigidità del patto di stabilità, finiscono per essere messi nella stessa condizione in cui si trovano quei comuni che hanno avuto politiche nel passato non virtuose e hanno determinato un indebitamento. Personalmente ritengo che la riflessione sulla deroga da concedere ai comuni virtuosi, magari per alcuni particolari tipi di intervento, penso in particolar modo alle politiche sociali, la riflessione su quella deroga vada fatta.